Benvenuti in questo nuovo video, eccomi tornata finalmente. Chiedo scusa se sono mancata, purtroppo dicembre è un mese pessimo per me e credo un po' per tutti, insomma, per tutti i lavoratori, perché si lavora proprio a randello. Quindi oggi sono qui perché mi avete strarichiesto il video delle Yankee Candle. Bene, ne ho parecchie, quindi inizierei subito, ma prima di iniziare vi racconto brevemente che cosa è successo lunedì 15 dicembre. Adesso non so quando caricherò questo video, però per me è stato ieri. Ieri c'è stato l'incontro di Sabon e infatti volevo chiedere scusa alle patatine e patatini che mi seguono solo ed esclusivamente qui su YouTube. Purtroppo non ho avuto tempo di girare questo video dove annunciavo l'incontro che avrei fatto a Milano. È stato un incontro veramente alla sprovvista, cioè organizzato la sera prima perché non sapevo fino all'ultimo se andavo. Ho avvisato semplicemente solo su Instagram e Facebook e Twitter. Quindi se non mi seguite su questi tre social, io posto più cose lì. Ogni giorno almeno qualcosa lo posto, vi avviso se c'è magari qualche cosa prima di un video, perché comunque un video va girato, editato, caricato e ci vuole più tempo. Quindi magari su Instagram carico una foto con un post, o Facebook e tutti gli altri social, quindi mi è più comodo. Magari se mi seguite anche lì, se avete un profilo di questi tre, seguitemi per poter essere aggiornate su quello che organizzo all'ultimo, come questo evento che è stato. È stato un evento bellissimo, mi ha accompagnato la mia mamma, c'era mio zio, c'è stata la mia amica Sara che avete visto nel video Blindfold Challenge, e dobbiamo rifare al contrario questo video tra l'altro, ossia che io trucco l'eda bendata. Quindi niente, è stata veramente una giornata favolosa, ci siete state voi, mi avete fatto un sacco di regali, non me lo sarei mai aspettata così. Poi cioè veramente io i regali non me li aspetto mai, quindi quando mi capitano non so mai cosa fare, mi sento impacciata, timida e allo stesso tempo tipo euforica, tutte queste emozioni insieme, mi trema la bocca, la voce, però va bene. Quindi grazie a tutte le ragazze che sono venute ieri, che hanno fatto le foto con me, che sono state con me, abbiamo riso, scherzato, è stato bellissimo. E va bene, passiamo subito alla collezione di Yankee Candle che aspettavo attentante. Come vedete lì si inizia a intravedere qualche cosa. Inizio con, io li chiamo sample delle candele, che sarebbero questi qui piccolini delle Yankee Candle, che costano mi pare 2,50 euro l'uno, se non ricordo male. Questi li ho presi praticamente oramai 2 anni fa per assaggiare insomma i vari gusti delle Yankee Candle. Dove acquisto prima di tutto le Yankee Candle? Questi in particolare, questi sample, li ho acquistati sul sito candle.it, ve lo metto nell'info box. Poi ho scoperto che a Castelletto, dove abitavo, io prima abitavo a Sesto Calende, quindi giravo molto molto spesso Castelletto. Poi Castelletto a me piace un sacco perché ci sono tutti i negozi, i centri commerciali, quindi vado spesso spesso lì. E con Andrea siamo andati al Maduzzi, che è un negozio tra l'altro che amo e adoro, e adesso si è strarifornito di miliardi di cose stile Target, tutte queste cose qui. E quando sono andata ho trovato lo stand proprio delle Yankee Candle, da lì mi sono sempre appoggiata al Maduzzi per comprarle tutto qua. Quindi le trovate lì se siete della mia zona, o sul sito, mi pare ci siano altri siti comunque che vendono Yankee Candle, su QVC, o le potete trovare, insomma oramai le vendono praticamente ovunque. Altrimenti ho trovato, grazie a una ragazza, adesso perdonami non ricordo il nome, che comunque mi ha avvisato di questo negozio qui a Gallarate, vicino al mio paese, dove vendono anche qui le Yankee Candle, però non sono tanto fornite. Infatti quando sono andata io ho trovato giusto 3 della collezione nuova natalizia, gli altri non le avevano in tutte le giare, insomma un po' così. E allora, inizio con i sample. Questa è Honey and Spice, che dovrebbe essere appunto miele e spezie. Le spezie sono vaniglia, cannella e anice stellato, almeno qua sono quelle raffigurate. Io cosa ho fatto? Praticamente in questi sample ho staccato sulla plastichina dove trovate l'adesivo, l'ho staccata e l'ho applicata in questi bicchierini piccolini. Questi erano i bicchierini che compravo quando c'era dentro quei tiramisù già fatti, e sono proprio di vetro. Io li ho lavati, li ho tenuti, poi alla fine ho preso le candele e ho detto ma senti, ma se li uso come portacandele, alla fine ho appiccicato sopra l'adesivo e sono diventate delle vere e proprie giarettine per queste candeline qua. Quindi questa è proprio buonissima, se vi piacciono le spezie e il miele questa è azzeccata, davvero molto molto buona e non stufa neanche tanto. Poi abbiamo Winter Wonderland, che mi pare l'aveva consigliata alla Sbirro qualche
moltissimi video fa. L'ho presa perché non sapevo che fragranza scegliere ai tempi, ne ho prese un po' a random. E questa ha una nota dolce, però allo stesso tempo ha un finish. Comunque lascia quella nota finale fresca, non sa di menta, però lascia quella nota proprio d'inverno. È strano da spiegare, io gli odori non riesco mai a spiegarli, però davvero buonissima. E questa vi consiglio di provarla se non vi piacciono troppo le fragranze dolci, ma volete provare qualcosa che gli assomigli e non sia troppo stucchevole, ecco. La prossima è Home Sweet Home, e qui sono raffigurati dei cuscini con un tè caldo, e in teoria qui dentro io non ho ancora capito bene che cosa c'è. Allora, cannella sicuro, quindi spezie. Sì, ci sarà un mix di spezie e più di onion spice, perché questa è più dolce, questa è più speziata. Molto buona anche questa se vi piace tipo il chai tea, perché ci assomiglia. Fanno ridere questi video perché tutto il tempo lo passo a sniffare tipo le candele. Bru del naso e continuo. Vabbè. Comunque la prossima è Red Velvet, e questa veramente io la amo. Nonostante comunque, come potete vedere, sono praticamente nuove, perché io le accendo poco poco, giusto per farsi il buchino, perché vabbè, alcune sono doppioni, non ve li faccio neanche vedere, sono già finiti. Questa l'avevo accesa un attimo, giusto che si è fatta il buchino e ho sentito l'odore, e poi l'avevo spenta, perché essendo dei sample ho quasi paura a usarli per paura di finirli. Quindi se non ho i doppioni non li utilizzo e li lascio per bellezza, e anche da spenti insomma un pochino profumano la stanza. Questa qui sa proprio di Red Velvet, è la torta colorata di rosso. Questa sa proprio di dolce, è dolce, non sa di qualcosa in particolare, si sente solo la fragranza dolce della candela. Anche qui, se vi piacciono i sapori dolci, le fragranze dolci, c'è Vanilla Cupcake. E questa l'ho vista parecchio in giro, tantissime persone, e devo essere sincera, questa l'ho accesa più di tutte, perché la metto in bagno io questa. Mi piace, però sono quelle fragranze come marshmallow, sempre delle Yankee Candle, che a me purtroppo stufano se sono troppo dolci. Non lo so, strano perché io adoro i dolci, però nelle candele se sono troppo dolci, anche gli incensi, tipo io ho l'incenso alla pesca, appena l'accendo mi viene da vomitare, perché è davvero troppo 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 dolce. Quindi anche questa è dolce, però l'ho accesa di più rispetto magari a Red Velvet o alle altre fragranze, tipo marshmallow l'ho buttata perché avevo la tarte, quella che si scioglie, diventa tipo un olio. L'avevo proprio tolta e buttata perché quella mi nauseava un sacco. Questo di meno, quindi l'ho accesa di più perché mi piace già di più, sa un po' più di torta e vaniglia. L'altra sapeva solo di dolce ed era veramente nauseante, almeno per quanto riguarda i miei gusti, eh. Parlando sempre di spezie, che l'ho già finita, è Warm Spice. Qui ci sono praticamente tutte le spezie. Qua vedo il pepe, la noce moscata, l'anice stellato, la cannella, dietro sembra delle noci, l'alloro. E in effetti questa sa proprio di spezie. Purtroppo tra le spezie quella che prevale di più è sempre la cannella. Quando mettono la cannella nelle spezie si sente solo la cannella. Infatti anche in questa sa solo di cannella, però è davvero buonissima perché io adoro la cannella, quindi ok. Passiamo alle giare piccoline. Allora, la prima che vi faccio vedere è Honey Glow. Questa qui mi ha un po' delusa perché assaggiandola così è davvero molto molto dura da aprire. Ok, è davvero molto molto dolce, ma non quel dolce stucchevole. Questo è un dolce, come spiegarvi? Non lo so, è quel dolce mieloso. Dio, sembra una deficiente. Cioè, è miele, capito? Non ha il sapore di zucchero, ha il sapore di miele, quindi è meno stucchevole dello zucchero. Non so come spiegarmi, ma voi mi capirete lo stesso, vero? Mi ha deluso, dicevo, perché quando l'ho accesa non profumava un cavolo. Io ho detto, magari il problema della giara piccola che non profumano, non lo so. Però ho acceso quell'altra e l'altra in effetti ha profumato tutta la stanza. Questa no. Si vede che è una fragranza talmente dolce, ma sia dolce perché è dolce, ma è dolce proprio come profumo, quindi non lo sentite, lo sentite appena, e sicuramente sarà per questo. Qua c'è scritto fresh, quindi è una fragranza proprio fresca. Boh, a me non ha soddisfatto tantissimo, infatti come potete vedere è quasi a metà, perché l'ho tenuta accesa tanto per vedere se profumava la stanza, ma così non è stato. L'altra giara piccola che avevo comprato era Salted Caramel, ed è il famoso caramello salato che in America vanno tutti matti. Io vorrei davvero tanto tanto assaggiare questo caramello salato. È una specie di caramello, di croccante tipo al caramello, con sopra questa lastra di cioccolato salata con i pezzettini di sale. Cioè ragazzi, io appena ho aperto adesso mi è arrivata una vampata di caramello salato. Sa veramente di sale e caramello, è una cosa, cioè è stranissima questa da spiegarvi, questa profuma un sacco. E anche qui va a gusti, se vi piace il caramello e il sale, questi sapori contrastanti, io ve la consiglio perché è veramente molto molto buona.
Stufa questa dopo 2 orette che l'avete accesa, perché sempre la stessa fragranza, essendo 2 fragranze insieme, una dolce e una salata, che si incontrano, magari dopo un po' vi può stufare. Quindi magari vi consiglio di prenderla e accenderla ogni tanto. Poi vi faccio vedere una new entry che mi ha regalato Alessia insieme alla sua mamma Francesca, che ieri all'evento di Sabon sono arrivate con 2 regalini, ossia questa candelina e questa collana con la G. Poi vi farò vedere negli altri video gli altri regali che mi hanno fatto le patatine. E davvero io grazie, ringrazio anche in questo video. Angel Wings era una fragranza che volevo, ma non mi ero mai regalata. Questa qua è appunto una fragranza festiva, e se non sbaglio è un'edizione limitata, se non sbaglio, così mi aveva detto la commessa qua di Gallarate. Allora, questa è una candela bianca. Le candele bianche, si sa, sono quelle candele fragranze molto fresche, che sanno, che ne so, di pulito, di talco, di pulito, ecco, che fondamentalmente sanno di pulito. Questa è davvero molto molto leggera come fragranza, e infatti non vedo l'ora di accenderla. Però sa di pulito e fiori, quindi un pulito floreale. Grazie ancora Alessia e Francesca, vi mando un mega bacione, un abbraccione. Nella giara media io ho solo questa fragranza ed è Vanilla Chai. L'avete già vista in alcuni sfondi dei miei video, ve ne ho già parlato, ve l'avevo già fatta vedere. E questa, ragazze, è la mia fragranza preferita in assoluto. Questa io voglio comprarmi la giara gigante, perché non l'accendo neanche tanto spesso, perché ho paura di finirla. Cioè, non che poi non la vendono più, però io le cose che mi piacciono tendo a conservarle, anche se poi magari le posso sempre trovare. Però è una cosa proprio mia. E oddio, questa sa proprio di chai tea, è una cosa meravigliosa. Se non sapete cos'è il chai tea, vi lascio nell'info box il video del chai tea su come farlo. Potete farlo anche senza latte, io l'ho fatto col latte, quindi chai tea latte. E per chi già conosce il chai tea latte, davvero, e lo adora, io vi consiglio, questa candela è favolosa. Questa è Season of Peace e l'ho presa in giara grande perché era una di quelle fragranze bianche che adoravo. Io per la casa la tengo accesa molto spesso. Allora, ragazze, questa l'ho accesa davvero tante tante volte per tanto tempo, tipo dal pomeriggio presto, intorno alle 2 fino alla sera alle 9. Cosa che non si dovrebbe fare, perché ho sentito che le candele devono avere un tot di pausa, tipo non dovreste tenerle accese magari 4 ore di seguito, non so, poi ci sono tipo le istruzioni, c'è scritto anche qui, adesso vabbè non sto a leggerle, però questo non so, forse perché si surriscalda troppo il vetro e non va bene. Allora, questa è davvero una fragranza buonissima, sa, io non so come spiegarvela, questa sa proprio di inverno, perché è proprio quel... non lo so, quel profumo di... sa proprio di inverno e non so spiegarvi, è davvero una fragranza che vale la pena provare. Magari prendetela nel sample, nella tarte da bruciare, nel bruciassenze, davvero, è davvero buona. E adesso passiamo alle tarte. Queste qui sono praticamente quelle che mettete sopra il bruciassenze, di quella cosa fatta in questo modo, e sotto mettete il vostro, la vostra candela, quella in odore. E sopra mettete spezzettate, insomma, questa qui o la mettete intera, dipende se la volete sciogliere tutta e usare solo quella fragranza, o dei pezzettini per provarla e cambiare ogni giorno fragranza. Questa tartina qui, io la chiamo tartina, si scioglierà e diventerà un olio che, bruciando, appunto, emanerà la fragranza che avete scelto. Ho scelto la Wedding Day, che è una fragranza bianca, anche questa, e questa ha raffigurate delle rose bianche nel giorno del matrimonio. Infatti questa sa proprio di fresco, di fiori. Poi ho preso Midsummer's Night, che è una candela nera, e questa sa proprio di profumo da uomo, cioè è buonissima. Questa la straconsiglio a un sacco di persone e ve la consiglio anch'io se vi piacciono i profumi da uomo, perché ci assomiglia molto. Non è neanche tanto forte, quindi non pensate che magari sia stucchevole. È davvero elegante, buona, cioè non so come definirla. Poi dell'edizione natalizia ho voluto prendere Christmas Garland, che è quella di quest'anno, e questa qui dovrebbe sapere in teoria di abete, popcorn e ribes, da come è raffigurato qua. Ribes? Mirtilli? No, e mirtilli forse, non lo so. Comunque, oddio, questa è buonissima davvero, è un mix di sapori che non riesco a definire, cioè qua c'è raffigurato questo, però non riesco a separarli e a dirvi è vero, sa di questo, questo, questo. Questa davvero sa di Natale, buona. Sempre natalizia ho preso Candy Cane Lane. Questa fragranza l'ho regalata a Giulia quando sono andata a Roma, e questa davvero è favolosa. È simile a questa, però più dolce e più leggera. Qui dentro ho i rimasugli del marshmallow che vi dicevo prima, che ho praticamente buttato. Poi avevo altre fragranze,
che ho voluto regalare. Erano vanilla lime, che è buonissima, è quella verde. Ah sì, c'era cotton, quella con l'orsetto e la coperta bianca. Ma parliamo di come conservare al meglio le vostre candele, perché le Yankee Candle, come tutte le altre candele, come vedete hanno il tappino di vetro, quelle nella giara, insomma. Allora, io cosa che non sapevo assolutamente, spegnevo a fiato, quindi così soffiavo sopra e spegnevo la candela e poi chiudevo la candela. Cosa sbagliatissima, perché la candela deve chiudersi ermeticamente. In questo modo, voi quando la candela è accesa, tappate semplicemente col tappino e la candela, ovviamente non essendoci più ossigeno che la fa bruciare, si spegne automaticamente. Ovviamente un pochino di nero magari vi può fare qua sopra, ma il classico nero che se lo pulite con un panno o qualcosa viene via. E una cosa che vi consiglio di tutte le candele in generale, di non accenderle e poi spegnerle magari dopo 10 minuti, un quarto d'ora, perché altrimenti vi si creano i buchettini, perché vi si scioglierà solo la parte centrale. E quindi quando voi la spegnete, questa parte centrale si è fatta un po' il buco, ora che si solidifica ha creato un avvallamento, e così facendo la candela brucerà sempre solo al centro e i laterali rimarranno solidi, ecco. Quindi vi consiglio di tenerla accesa fino a che non si fa lo strato olioso, quindi tutto sciolto, e poi la spegnete, quindi tenetela accesa per almeno un'ora minimo, mezz'oretta, dipende da quanto ci mette la vostra candela a bruciare tutta la parte superiore. Una cosa che mi hanno detto, che sapevo già io, per aiutare la candela a bruciarsi bene nei laterali, è metterci anche magari un maglione vecchio, tipo la manica del maglione, lo ritagliate e lo mettete qua proprio come se fosse un manicotto per la candela, e in questo modo il maglione, quando la candela sarà accesa, riscalderà i laterali e aiuterà proprio a sciogliersi uniformemente. Queste sono i piccoli tips and tricks che ho voluto darvi a proposito delle candele, perché io le adoro. Questo è tutto, spero vi sia piaciuta la mia collezione. Se avete anche voi le Yankee Candle, scrivetemi quali avete e quali mi consigliate, perché io insomma, in questo video avete sentito un po' i miei gusti, magari consigliatemi qualcosa secondo i miei gusti che può essere un mio prossimo acquisto. È tutto, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video con tante altre cicere. Ciao patatine e patatini!